mi faccia dire che un tempo, onorevole, un tempo c'era, già un minuto, c'era, esisteva la figura del saltimbanco. In questa legislatura invece è andata di moda la figura del saltascranno, personaggi che viaggiano da una parte all'altra dell'emiciclo. Tra questi c'è il deputato Andrea Romano, eletto in scelta. No, onorevole, onorevole Bonafede, no, la prego, scusi, la prego, sia all'emendamento di cui stiamo per votare. Non cominciamo di nuovo a rimpallare le polemiche, altrimenti giustamente molti colleghi se la prendono con la Presidenza. La prego. No, mi faccia il favore, consumi il suo minuto per parlare dell'emendamento, altrimenti io le tolgo la parola. Presidente, mi scusi, però se mi dà 10 secondi... Lei parli del suo emendamento, no, lei ha un minuto per parlare dell'emendamento. Se il deputato Andrea Romano può alzarsi e parlare del Movimento 5 Stelle a vanvera... Infatti le ho tolto la parola. ...quanto meno di replicare in un minuto, altrimenti lei il minuto lo dispensa in maniera differente tra i deputati. Io non sto offendendo nessuno, Presidente. Ma non è quello il problema, la richiamavo al voto, Romano, prego. Ha fatto questo salto da una parte all'altra e adesso nella sua, Presidente, la sua funzione... Lei avrebbe esaurito il tempo, concluda, no, Presidente, la io prego. Non ho esaurito perché, no, Presidente, io non ho esaurito perché lei non mi ha fatto ancora cominciare. Prego, prego, allora, prego. Un minuto a l'abbiamo, partire da guardi, ora, quando io l'ho interrotta... Un minuto a no, partire da scusi, ora, quando io l'ho interrotta abbiamo fermato il tempo. Le giuro, Presidente, che abbiamo fermato il tempo ogni volta che io l'ho interrotta. Allora, però lei finisca il suo intervento, prego. Mi faccia, Presidente, esprimere questo concetto. Sì. Allora, la sua funzione all'interno del Partito Democratico è parlare del Movimento 5 Stelle, che non conosce, una realtà che non conosce, un po' quando Fiano parla di coerenza o di Renzi che parla di lavoro, Presidente. Allora, al collega Romano dico che il Movimento 5 Stelle non prende finanziamenti, nel bilancio c'ha zero, perché non prende finanziamenti? Dovrebbe solo vergognarsi del fatto di stare in un partito che... Grazie, ora ha esaurito il suo tempo, onorevole Bonafede.